Montreal si conferma capitale mondiale del downhill. 150 atleti provenienti da tutto il mondo si sfideranno alla velocità di 100 km all'ora sui loro pattini. Chi vincerà? Andiamo a vedere. L'obiettivo del comitato organizzatore Padova Grand Prix, costituitosi nel 1997 dopo il mondiale di corsa in Prato della Valle, è stato quello di riunire a Padova le più importanti sigle di queste specialità. Quest'anno l'obiettivo è stato raggiunto perché le prove di Teolo saranno valide come campionato mondiale World Skate, la nuova denominazione della Federazione Internazionale Roller Sport, e come campionato mondiale IGSA, sigla storica del movimento Downhill di Skateboarding. Inoltre sarà tappa di campionato italiano Federazione Italiana Sport Rotellistici e campionato italiano dell'ente Associazione Italiana Cultura e Sport. La strada provinciale 43 si è quindi rivelata un percorso di gara particolarmente adatto alle discipline del cosiddetto Gravity Sport Downhill, meglio conosciute come Speed Down, Inline, Skateboard, Longboard, Street Luge, Classic Luge. Il tracciato che collega Castelnuovo al campo di calcio comprende una parte in rettilineo, un tornante e 7 curve che rendono le discese degli atleti particolarmente spettacolari. Si sfideranno i migliori specialisti delle varie discipline provenienti da 25 nazioni europee ed extraeuropee. Tutto il percorso è sonorizzato e le immagini e i punti più spettacolari verranno raccolte da molte telecamere che saranno trasmesse su maxi schermi alla partenza e all'arrivo. Sono i punti cardini di questo sport, uno sport maschile ma non solo, anche femminile, come vedete alle mie spalle. Teolo ha così ospitato il campionato mondiale di downhill ed Ivo è stato media partner ufficiale. Potrete vedere la diretta che metteremo on demand su ivoplay.it.